Als nächster Redner hat das Wort für eine Minute Herr Bellingur. Grazie signor Presidente, signor Commissario. Quello che noi chiediamo qui è un nuovo trattato per i regolamenti e che regolamenti le eccezioni per i non vedenti rispetto alle opere culturali e ai loro libri, che non è una carità, è un diritto fondamentale per l'accesso alla cultura. L'Unione Europea non è stata particolarmente attiva, la Commissione in particolare, perché non hanno fatto abbastanza e sono state, a mio avviso, troppo conservatrici fino quasi in sostanza a boicottare lo stesso trattato. Mi riferisco agli emendamenti presentati dall'Unione Europea a novembre a Ginevra. Occorre passare dalle belle parole ad atti concreti e non bastano gli accordi volontari. È un trattato di cui abbiamo bisogno. E quindi occorre rimuovere in questo modo gli ostacoli giuridici che bloccano la circolazione e la fruizione delle opere in braille ed in formato elettronico, particolarmente questo, adatto agli ipovedenti. Non si deve addurre più il pretesto che il trattato sia un pericolo per il diritto d'autore in quanto tale. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin ist Frau Blinke-Witschiute für eine Minute, bitte. Gerbiamas komisarė, Europoje gyvena milijonai žmonių, kuriems knygos turi būti pateiktos jiems prieinamų formatų. Tai garsinės, brailio raštų ar padidintų šriftų išleistos knygos. Deja,